Ciao a tutti voi che mi state seguendo e che state guardando questo video. Lo sto facendo perché, prima di tutto, mi sento depresso, demotivato, perché a volte mi metto a pensare che quello che sto facendo magari non è quello che dovrei fare veramente, cioè fare video magari non è la cosa più giusta per me. A volte mi abbatto perché non ricevo abbastanza like, non vedo i commenti, non vedo che quello che sto facendo è apprezzato. Ho parlato con mio fratello, gli ho chiesto un parere sui miei video, lui dice che vanno bene, sono brutti, sono fatti male. Do molto peso quello che dice lui, anche perché lui lavora a Mediaset, è un giornalista. Ero già abbattuto prima, quello che mi ha detto mi ha fatto stare ancora peggio. Quello che mi sento adesso di fare è di sparire completamente e smettere di fare video. Però non so fin quanto tempo, finché non mi sento meglio o non mi venga di nuovo qualche ispirazione. Avevo tante altre idee, solo che i risultati non li vedo. Mi abbatto, sto male. Mi piacerebbe avere un feedback diverso. E mi ha detto di video di farli per me. Io ho iniziato a fare i video per me. Ho iniziato anche perché necessito dell'attenzione di altre persone, di tante persone. Forse dovuto a una mia insicurezza che col tempo si è affievolita. Cioè, sì, ho acquistato un po' più di sicurezza, appunto, ma il motivo principale per cui avevo iniziato a fare video era per diventare qualcuno, ovviamente. Poi ho scoperto che mentre ne stavo facendo mi piaceva ed è nata una passione. Però in questi anni che ho caricato video, sì, forse non ne ho caricati molti, ma proprio per questo motivo, come adesso, che mi sento male e mi sento abbattuto, allora ho iniziato a non più caricarli. E la cosa che vorrei fare adesso è scomparire, sparire, magari, non so, andare via e pensare a veramente quello che dovrei fare. Questo video non l'avrei mai fatto se non mi fosse stato consigliato da una mia amica per capire meglio me stesso, avere maggior consapevolezza di me stesso, ecco. Mi dicono tanti che i miei video siano trash o non hanno chissà quale contenuto. È vero, sì, io non dedico molto tempo alla storia di un video, cerco di renderlo carino, non noioso, piacevole da vedere, movimentato. Non lo so se dovrei cambiare qualcosa nel mio stile o nel mio modo di fare video, perché vorrei veramente che i miei video piacessero al maggior numero di persone, però nello stesso tempo vorrei fare qualcosa che mi piace. Per questo ho paura, ho la sensazione che quello che piace a me, magari piace a me e ad altre poche persone. Volevo dirvi un'altra cosa, io nella mia vita reale non mi faccio problemi a mostrare i miei difetti, le mie cose intime, personali, e mi è stato consigliato di farlo anche in un video. Io infatti comincio dicendovi che sono una persona bipolare, penso che voi sappiate più o meno cosa vuol dire essere bipolari. Io ho un problema con l'umore, ho degli sbalzi. Ci sono dei periodi in cui sono molto su e molto giù, periodi up e down. Quando sono su, ho un sacco di energie, riesco a fare tante cose. Infatti, in quei periodi magari ho caricato tanti video. C'è stato un periodo che in una settimana ne ho caricati 4-5. Invece, in periodi down, come questo periodo, in questo momento, quando c'è poca luce, in un periodo autunnale o invernale, io vado giù di morale, mi mancano le energie e tendo a dormire anche di più e fare meno cose. Questo capita meno adesso, perché sono seguito da uno psichiatra che mi ha prescritto un farmaco che si chiama il litio, mi aiuta a rendermi più stabile, quindi avere meno di questi sbalzi. Ovviamente li avrò sempre perché io per natura e chimicamente ho questa cosa qua. Non vuol dire che se una persona bipolare deve per forza curarsi con il litio, però è mo sicuramente molto più difficile adattarsi alla vita degli altri perché fa una vita, diciamo, tra virgolette, sregolata. C'è chi dice che c'è anche un lato positivo nell'essere bipolare. Le persone bipolari sono in genere molto più creative, proprio perché hanno una vita diversa dagli altri, sono anche in grado di vedere le cose in modo diverso, sono anche molto più sensibili, siamo più sensibili, però comunque non volevo parlarvi adesso di questa cosa qua, il fatto era sulla mia sensazione di adesso, però volevo farvi conoscere anche un po' com'è Koopalink in realtà. Spero di non avervi annoiato troppo e grazie.